faccio vedere come realizzare un bigliettino con delle rose stilizzate, facilissime. Allora, prendiamo un cartoncino da acquarello, prendiamo un ovale, io in questo caso ho preso il mio pulcino, e andiamo a ricalcare, lasciando libero però un pochino di spazio in basso a destra e in alto a sinistra. Ora andiamo a realizzare con la matita le nostre due roselline, ne facciamo anche tre. Allora, creiamo una specie di spiralina, vedete? E poi su questa spiralina andiamo a fare tre petalini in questo modo qua. Ora andiamo a farne di più grandi che prendano due petali in questo modo qui e poi un altro ancora più grande che sia a cavallo, vedete, in questo modo. Quando ci prenderemo la mano non avremo più bisogno di fare il segnamatita e potremo anche andare così libere con l'acquarello. Andiamo a creare delle foglioline, con la gomma tolgo quello che non mi interessa e andiamo a farne anche due qua più piccole, quindi un'altra piccola spiralina e ne facciamo due, quindi una qua vicino qui, abbiamo le due piccole roselline stilizzate, mettiamo altre due foglioline qui. E voilà, il gioco è fatto. Adesso partiamo con la colorazione. Io uso gli acquarelli, questi qua, acquarelli di stamperia. Ho fatto una scoperta bellissima utilizzando anche i pigmenti Glamour. Posso conferire al mio disegno un aspetto perlato, è molto bello. Quindi prendo un po' di pigmento, lo unisco all'acqua, vedete, e al colore e procedo con la colorazione molto molto intensa al centro della mia rosellina e via via più tenue andando verso l'esterno. Quindi verso l'esterno posso aggiungere man mano che vado più acqua. In questo modo avrà più profondità la parte centrale. Addirittura posso aggiungere una puntina, che so, di marrone in questo caso. Se la faccio azzurra aggiungerò una puntina di blu. Ed ecco fatta la mia prima rosellina. Passo ora alla colorazione delle altre.
Voilà. Ora coloriamo le foglioline, stesso discorso, solo che utilizzerò il perlato bianco. Il perlato bianco, l'acqua verde. E vado a colorare le mie foglioline. Vedete, in qualche punto potete lasciare anche un punto bianco. Vi faccio vedere più da vicino un punto bianco che sarà, che so, la bestiolina che ha mangiato la foglia, un buchettino. Ricordatevi sempre di usare anche un po' di pigmento quando prendete il colore. Qua sto usando il liner perché è molto piccolo, se no conviene usare un pennello a goccia. Ad esempio, per queste foglie più grandi posso usare il pennello a goccia normale o addirittura il gocciona più grosso se il disegno è più grosso, che è proprio l'ideale. Aggiungiamo dei punti più scuri alle nostre foglie. Ecco qui. Ora con il liner un marrone scuro. In questo caso senza perlatura, andiamo a ripassare l'ovale che abbiamo fatto. Non vi preoccupate se non vi viene perfetto, perché poi andremo a creare una ramificazione intorno per dare un po' di movimento. Vi faccio vedere come. Prendo un po' di verde, sempre il liner, mi raccomando, rabboccate bene il pennello che non sia gocciolante. Andiamo con la mano tremibonda, cosa che mi riesce benissimo, a aggiungere il filo intorno. Stessa cosa facciamo con rosa perlato. Quindi andiamo a far camminare il pennello zigzagando in questo modo qui. Possiamo anche poi realizzare dei fili che escono fuori in questo modo qua. Sempre mi raccomando, col pennello bello chiuso e con lo stampad e un timbro metto il pigmento sul mio timbro e vado a timbrare. Ecco qui, il gioco è fatto. Provateci. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo tutorial.